Partiti. In vantaggio si porta Tantivi con all'esterno Chat Noir e ancora più all'esterno Unsing Giro, frazione iniziale piuttosto veloce con Unsing Giro che passa in vantaggio all'imbocco della retta opposta davanti a Tantivi in terza posizione Chat Noir, mentre rimangono a circa 10-12 lunghezze gli avversari capeggiati da Easy Day Griff, quindi Lethal Blonde e Cuore Nero. Andatura decisamente sostenuta da parte di Unsing Hero, che prosegue in vantaggio sempre nei confronti di Tantivi e Chat Noir. A circa 15 lunghezze insegue Easy Day Griff davanti a Lethal Blonde con in coda Cuore Nero. Posizioni invariate all'imbocco della curva di fondo. Unsing Hero in vantaggio. Chat Noir preme ora al suo attacco davanti a Tantivi. Mentre Easy Day Griff capeggia il gruppetto degli inseguitori davanti a Lethal Blonde e Cuore Nero. Cavalli ora prossimi all'imbocco in retta di arrivo con Unsing Hero in vantaggio. Chat Noir preme al suo esterno dietro i due Tantivi. Più indietro insegue Easy Day Grip davanti a Lethal Blonde e Cuore Nero in coda. Siamo a 500 dal palo con Unsing Hero in leggero vantaggio nei confronti di Chat Noir che ora sta passando in vantaggio nei confronti dello stesso, quindi Tantivi, mentre si avvicina anche a centropista Easy Day Griff, seguito da Lethal Blonde e da Cuore Nero. Chat Noir a 200 dal palo, in vantaggio, attaccato a centropista da Easy Day Griff. Nel tratto finale, Chat Noir all'interno, attaccato a fondo da Easy Day Griff. E nel finale, Easy Day Griff passa di slancio su Chat Noir, al terzo posto Cuore Nero davanti a Tantivi. Rivediamo le immagini con Dario Vargiu che nel finale è emerso nettamente per precedere il numero 4 Chat Noir e al terzo posto il 2 di Cuore Nero. Quindi 1-4-2 il probabile ufficioso arrivo di questa quinta ed ultima corsa di Napoli. È tutto per oggi, a risentirci martedì con il prossimo convegno di galoppo.